Chi non muore si rivede. Salve a tutti, io sono Albimax e benvenuti su questo nuovissimo video. Non sono ancora tornato. Il periodo di esami è lungo e porca miseria, sì, lo so, potete pure prendermi a randellate per il fatto che non mando video. Però, hey, sono qui, godetevelo. In poche parole, questo non è un video, proprio video, ma è possiamo chiamarlo come video tampone. Non questi tamponi. Neanche quelli. Un video tampone per questa durata. Farò video molto. Cioè, sono video molto leggeri. Mi avevo chiesto qualche giorno fa di linkarmi dei video di TikTok riguardo alle hack più assurde che avete visto. Oppure le hack più fake possibili o più brutte possibili su TikTok. Ce ne sono. Me ne avete mandato un bel po'. Però io oggi ho voluto, diciamo, come si può dire, recensire, chiamiamolo così, i video che si possono per lo più spiegare, perché non voglio prendere per il culo nessuno, non è quello il mio target, ma voglio farvi capire che alcune cose sono letteralmente fasulle, cioè sono la cosa più falsa che esista. Allora, questo video si vede almeno andando più avanti. Ok, a parte la voce di TikTok che la odio di brutto, cioè non mi piace, zero, meno che zero. Si vede qua, dice wow, Dual RTX 3080 Ti, follow for more, bla bla bla. Ma a parte queste stronzate qua, si vede che questo non è un computer da gioco. Prima cosa che si vede è il fatto della quantità immensa di RAM che ci sono, cioè ci sono ben 8 banchi di RAM. Che poi lui abbia voluto fare lo mega sborone e metterci le RAM colorate, ok, però è una workstation, cioè in poche parole lui sfrutta il computer non per giocare, ma per creare video. Come sto sfruttando io il mio computer? La quantità di RAM che sembrano tanto delle, non lo so, body sticks? Vabbè, le due RTX 3080 Ti, Founder Edition poi anche, quindi scaldano, che è un bel piacere. Tendono a far vedere che questo non è un computer da gioco, ma proprio da rendering. Cioè, lui o ci lavora con After Effects o con Premiere Pro o con programmi di modellazione 3D. E qua dice, vabbè, which game do you prefer to play on this clean and powerful setup? Non ci puoi fare. Oh. Cioè, sì, puoi buttarci dentro tutti i giochi che vuoi, ma tanto quelle delle due RTX 3080 Ti ne utilizzerai solo una. Ed è così. Ma come fanno? Come si vedevano che c'erano le schede grafiche collegate tra di loro? Quello è un altro argomento e se ne volete ne riparliamo dei cavi delle schede grafiche SLI per l'Nvidia e l'altro, non mi ricordo come si chiamava, l'altro tipo di collegamento dell'AMD. Più PC Part 9. Allora, Nvidia Control Panel, Adjust Desktop, Color Setting, prima e dopo. By doing this, we'll make your color on your PC look a lot better. Vabbè. Questo è il nostro bello schermetto. Andiamo su pannello di controllo Nvidia. E questo funziona solo se avete la scheda grafica. Altrimenti dovrete andare sull'Intel Graphics se avete la scheda grafica integrata. Oppure con AMD avrete un'altra tipologia. Comunque. Andiamo su regola impostazioni colore, brillantezza digitale. E qua io ho il 50% che normalmente è in default. Però se io lo aumento al 100%, come vedete qui, veramente mi va a mandare a puttane tutto il colore. Cioè, adesso, guardate allora i colori come sono. Come sono brutti. No, cioè, è troppo saturato. Ma chi lavora come me con editing di video o editing di foto, oppure anche solo modellazioni, quindi devo usare delle texture, vedersi sto colore mega saturato
può comportare veramente ad avere un risultato veramente penoso. Ed è per questo che si sconsiglia. Questo, secondo me, se potessi dare una votazione. Per in generale, cioè, quindi oltre che giocare, ci lavori, ci fai un po' cazzeggi con le immagini. 2 su 10. Next one. Cooler on to a graphics card. Ok. Ah, vabbè, lo pulisce, mette la. Ok, come l'hai attaccato? Come hai attaccato il dissipatore? Perché, ok, vabbè. Sì, non ne vale la pena. Cioè, a meno che, ecco, sì, potrebbe essere utile per, che ne so, avere una scheda grafica che scalda tanto, tipo le 3000. Però, non solo, bisogna stare attenti anche alla memoria. Quello che non ha fatto vedere è che qui ha solo messo a raffreddare la CPU della scheda grafica. Non ha messo a riscaldare, a raffreddare anche le memorie. Perché il problema sono anche le memorie ed è quello che può mandare veramente a quel paese il vostro computer. Quindi, utile, se uno è già bravo a farlo, ma così gli darei, per utilità gli darei 8 su 10. Ma per come ha fatto il video, cioè come l'ha fatto male, gli darei 0 su 10. 4 su 10, dai. Vuoi diventare come un hacker? Windows R, vabbè, l'esegui. CMD. Oh, mamma mia. Color A, ok. Type dir S. Gran cazzata. Allora, cosa vi spiego ogni passaggio? Windows R. Windows R in poche parole è il tasto esegui. Allora, io in questo caso ho l'explorer.exe, però posso fare cmd.exe oppure tranquillamente andare sulla barra di ricerca e scrivere cmd prompt dei comandi. Eccolo qua, e ce l'abbiamo. Poi cosa fa? Color A. Color A, in poche parole, imposta il colore della vostra, del vostro prompt dei comandi. Ok, color help, mi dà 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, A verde, A 8, 9, A, B, C, D, E, F. Color FC mi dà schermo bianco e scritte rosse. Oppure posso dire, vediamo, 2 e B. Oh mio Dio. Là. E con color ritorniamo. Il dir S. Dir, in poche parole, è la directory. Quello che c'è su, per esempio, cuser nvmax. Però, per esempio, se voglio andare, se io scrivo dir slash s, in poche parole, questo, quella mega roba che viene, dice, oh mio Dio, che cos'è? Che cos'è? In poche parole mi dice, fermiamoci qua, per esempio, nella directory tal dei taldi, cioè, in poche parole ti fa la. Come si dice? È come se ti aprisse tutte le cartelle della directory nbmax001, nbmax, e ti dice tutto quello che c'è dentro. Allora, ridurre la latenza e diciamo aumentare la performance. Allora, questo, appunto, per questo ho aperto Cinebench. Riduci la latenza, migliora le prestazioni per rendere effettive modifiche. Va bene, è necessario il riavvio del PC. Ok, comunque io ce lo disattivo. Ah, vabbè, in effetti bisogna riavviare. Ok, lo riavvio. Facciamo di nuovo il test e proviamo a vedere che cosa ci viene. Oh, 6.166 punti. Niente di che. Nuovo, prossimo. Google Wi-Fi PC, get a Wi-Fi password to any place. Andiamo su Wi-Fi PC. Ok, sembra affidabile. Andiamo prima a vedere su.
in un bar che sono sicuro che c'è. Ah, wow. Ok. No, mi dà solo tre cosette in croce. Utile, ma non troppo. Prossimo. Tiger FPS free. Ah, andiamo su impostazioni. Gaming. Disattiva. Capture. Ok, il background recording. E aumenta gli FPS. È vero fino a un certo punto, quindi andiamo su impostazioni. È vero, è utile, cioè è utile disattivarlo, ma se avete un computer, e questo è un consiglio, cazzo mi si è spenta la luce, non ce la faccio al buio, anzi, con questa. Ok, se avete un computer, uno schermo, con un limitato numero di hertz, cioè quanti FPS può quante immagini al secondo riesce a dare il vostro schermo, possiamo non serve andare ai 400.000 FPS, perché tanto se lo schermo va a 70, che ne so, 75 FPS, non potete mettergli 200 FPS, perché tanto state sprecando. State utilizzando del componente, lo state sfruttando. State sfruttando il vostro computer per avere FPS in più che non vedrete mai. E come fate a sapere quanti Hertz ha il vostro PC? Anzi, ha il vostro schermo? Basta andare su, intanto sulle impostazioni dello schermo, e ve si vede subito. Ma c'è anche un altro modo, però, che non è detto. Basta andare su impostazioni schermo. Andare giù tranquillamente, il nostro, vabbè, dimensione, layout, risoluzione, orientamento, rileva, e poi c'è su impostazioni schermo avanzate. Qua mi dice frequenza di aggiornamento 60 Hz, io posso dire no, imposta 74,5. Mantieni le modifiche. Infatti adesso è un pochino più fluido. Però se andate 74,99973 Hz, non ne vale la pena mettere 400 Hz. Ovvio, quello che vi consiglio è di mettere più FPS, mettere un limite comunque ai giochi, ma invece di mettergli, che ne so, limite infinito di FPS, mettergli, che ne so, 100 FPS, così avete un range di 25 di più o meno 25 FPS per tenere, diciamo, lo stesso range tra Hertz e FPS sul gioco. E quindi il video è finito, spero che vi sia piaciuto, qualche minuto di però vi siate divertiti. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!